Nel video precedente abbiamo visto come passare dalla concentrazione degli ioni idrogeno, che è abbondante nelle soluzioni acide, questa specie, al pH. Per farlo è sufficiente esprimere la concentrazione degli ioni idrogeno come potenza di 10, prendere l'esponente cambiato di segno e questo è il pH, come vediamo ad esempio in questo caso in cui avevamo determinato la concentrazione degli ioni idrogeno in 10 alla meno 11 e quindi il pH è 11. Fare questa operazione può essere di trovare l'esponente in base 10, della potenza in base 10 e cambiarlo di segno, equivale a fare il meno logaritmo. Cioè, sono due modi di dire la stessa cosa. Fare il meno logaritmo o prendere l'esponente cambiato di segno è la stessa cosa. Quindi potevamo anche qui scrivere che il logaritmo di 10 alla meno 11, il meno logaritmo, è uguale a 11. Quindi in pratica P sta per meno logaritmo. La lettera P. Mentre la maiuscola H sta per concentrazione di ioni H+. Di ioni idrogeno idratati. Bene, adesso dobbiamo vedere la questione opposta. Per esempio, se noi, opposta significa di determinare la concentrazione H+ quando conosciamo il pH, la concentrazione di ioni idrogeno noto il pH, cioè questa, freccia qui, che nei casi precedenti non abbiamo visto. Dal pH passare alla concentrazione degli ioni idrogeno. Per esempio, se il pH è 2,50, come abbiamo misurato in una soluzione di acido acetico, circa 0,1 molare, come facciamo a ricavare la concentrazione degli ioni idrogeno? Semplicemente facciamo la stessa operazione al contrario. Invece di tirare fuori l'esponente cambiato di segno, mettiamo dentro l'esponente cambiato di segno. Quindi scriviamo che semplicemente H+ è uguale, la concentrazione di ioni idrogeno è uguale a 10, lo mettiamo con la base 10, alla meno pH, cioè alla meno 2,50. E come facciamo a esprimere questo risultato? Un metodo. Quindi molare. Un metodo potrebbe essere quello di lasciarlo così com'è. Questo è già il risultato, abbiamo risolto il problema. La concentrazione di ioni idrogeno è 10 alla meno 2,50. Però questo non è un modo elegante di scriverlo, perché ad esempio se noi volessimo esprimere questo valore, questo dato, come un numero decimale, cominceremo a scrivere degli zeri, sapremmo che ce ne dovrebbe essere almeno uno, ma poi non sapremo che cosa scrivere dopo. E, di conseguenza, dobbiamo trovare il modo di esprimere in una notazione esponenziale più consueta, ma questo lo possiamo fare semplicemente con la calcolatrice. Cioè utilizzando la funzione 10 alla x che troviamo in tutte le calcolatrici scientifiche. Nel caso della calcolatrice del computer possiamo vedere come si fa. In questo caso bisogna scrivere prima il valore, quindi 2,5 cambiato di segno, quindi meno 2,5. Notiamo che non otteniamo lo stesso risultato scrivendo meno 2,5 perché qui viene fatta la sottrazione a partire da 0, quindi 0 meno 2,5.
quindi dovremmo premere già l'uguale per ottenere la stessa cosa. Quindi se io voglio scrivere un numero negativo, nella maggior parte delle calcolatrici non devo usare il tasto meno dell'operazione, ma un altro tasto. Quindi cambio segno, scrivo il numero e gli cambio segno. Questo meno 2,5 lo dobbiamo mettere a esponenti, quindi premo il tasto 10 alla x e il risultato è 0,00316. Quindi il numero che stavamo cercando prima è 0,0, un altro 0, 316. Che espresso in notazione decimale è 3,16 millesimi, perché il 3 si trova al terzo posto dopo la virgola, quindi nella posizione dei millesimi, e i millesimi si indicano con 10 alla meno 3. Quindi ecco come risolvere il problema. C'è un problema ancora successivo, che è quello di passare dalla concentrazione H più alla concentrazione dell'acido. Quindi noi dobbiamo sapere che cosa è stato sciolto in questa soluzione acquosa per ottenere questo pH di 2,50. Supponiamo che sia stato sciolto un acido forte. Se è stato sciolto un acido forte, e il pH è 2,50 e la concentrazione è 3,16 millimolare, allora vuol dire che anche la concentrazione dell'acido, quindi se l'acido è forte anche monoprotico, stiamo assumendo queste due cose. E monoprotico. Allora, noi deduciamo che anche Ca, la concentrazione dell'acido, è uguale a 3,16 per 10 alla meno 3 molare. Quindi, per esempio, se l'acido era l'acido cloridrico, cioè una soluzione di HCl 3,16 millimolare, deve avere pH 2,5, oppure HNO3 per citare un altro acido forte monoprotico, oppure HBr, HI o anche l'acido perclorico. L'unico forte non monoprotico, diciamo importante, di quelli che dobbiamo ricordare, è l'acido solforico, perché in questo caso si libererebbero più ioni idrogeno a partire dalle molecole di acido solforico, cioè 2, e di conseguenza basterebbe una concentrazione inferiore, circa la metà di questa, cioè 1,58 millimolare, per avere lo stesso pH. Dove 1,58 è la metà di 3,16. Millimolare. Per dare il pH pH, mettiamoci un circa, e adesso dirò perché, per dare questo stesso pH. Circa 1,58 perché noi assumiamo che l'acido è forte per la prima ionizzazione del primo idrogeno, ma anche per la seconda, e questa seconda cosa non è del tutto vera, cioè l'acido l'HSO4- lo ione idrogeno solfato
non è proprio completamente ionizzato. Comunque, adesso andiamo a vedere casi più complessi, cioè se questo pH 2,50 per esempio era il pH dell'acido, mettiamo, dell'acido, di un acido debole, come l'acido acetico, quindi non uno di questi, ma acido acetico, quindi ho una soluzione di acido acetico, un acido debole, a molarità sconosciuta che mi dà pH 2,50. Chiaramente devo sapere che all'interno di questa soluzione c'è solo l'acido acetico e non anche altre sostanze, che possono rendere l'acqua acida o basica. Quindi l'unica presente in soluzione acquosa è l'acido acetico. Il pH è 2,50 e io voglio trovare la concentrazione Ca di questo acido. Mettiamo che non la conosco e la devo trovare. Allora, essendo l'acido debole, io posso dire con certezza che la concentrazione degli ioni idrogeno è 0,20316. Molare. Ma non posso dire allora anche che la concentrazione dell'acido sia uguale, perché la concentrazione dell'acido sarà sicuramente maggiore di questo valore. Scriviamo Ca. La concentrazione dell'acido deve essere maggiore perché? Perché soltanto una piccola parte dell'acido si ionizza a generare ioni idrogeno. Quindi se io ho questa concentrazione di ioni idrogeno, significa che l'acido che è stato sciolto era maggiore di questa concentrazione. Questo lo vedo in base all'equilibrio di ionizzazione, alla reazione dell'equilibrio di ionizzazione dell'acido acetico, che è, diciamo, limitata in acqua. Io ho soltanto una parte che si ionizza. Perché? Perché gli ioni che si formano, appena si formano, tendono a ricombinarsi assieme e ridare l'acido acetico non ionizzato. Cioè una situazione di bilancio tra le due reazioni, diretta e opposta, che rende impossibile la ionizzazione completa. Quindi limita la ionizzazione. Bene, dunque, se io ho una concentrazione di ioni idrogeno che è 3,16 millimolare, una volta raggiunto questo equilibrio, io ricavo questa cosa dalla semplice conoscenza del pH. Allora, una concentrazione uguale si deve essere formata anche di ioni acetato, quindi 3,16 millimolare. Mentre dell'acido acetico, a partire da quello presente inizialmente, devono essere scomparsi 3,16 millimoli per litro, cioè la parte, la porzione che si è ionizzata. Quindi ho queste tre concentrazioni, di cui l'unica incognita è la concentrazione iniziale dell'acido, cioè iniziale nel senso di prima che si ionizzasse. Allora, esiste una relazione che mi descrive lo stato di equilibrio tra queste tre specie, questa relazione matematica che me le lega assieme è la costante di equilibrio, la KA dell'acido acetico,
di cui a pagina 288 possiamo anche trovare il valore, che è di 1,8 per 10 alla meno 5, e che è uguale alla frazione tra le concentrazioni, tra il prodotto delle concentrazioni dei prodotti, quindi lo ione acetato, per semplicità lo scriviamo AC meno, per la concentrazione degli ioni idrogeno, per semplicità scriviamo H più, e fratto la concentrazione dell'unico reagente che ha una concentrazione che può essere variabile, cioè CH3CO o H, la concentrazione dell'acido non ionizzato, che sicuramente sarà la maggior parte della concentrazione dell'acido. Quindi adesso scriviamo questa stessa cosa inserendo i dati che abbiamo. Quindi introduciamo i dati in nostro possesso, che sono appunto l'acetato, che deve essere identica alla concentrazione dell'ione idrogeno, quindi 3,16 per 10 alla meno 3. Qui dobbiamo mettere i valori in molarità e non in millimolarità, per quella dell'ione idrogeno, che è uguale a 3,16. Ricordiamoci che questo deriva dal fatto che pH 2,5 corrisponde 3,16 per 10 alla meno 3, diviso la concentrazione dell'acido rimasto non ionizzato, che sarà uguale a quella iniziale dell'acido puro che abbiamo messo in acqua, meno quella piccola parte che si è ionizzata, quindi 3,16 per 10 alla meno 3. Possiamo risolvere questa, che è un'equazione di primo grado, abbastanza semplicemente, scrivendo, facendo diversi passaggi, il primo dei quali è fare il minimo comune multiplo, ossia portare questo denominatore a moltiplicare il primo membro. In modo da ottenere che la nostra incognita stia al numeratore. Quindi abbiamo effettuato il primo passaggio moltiplicando 1,8 per 10 alla meno 5 sia per l'incognita CA sia per il dato della concentrazione di ione idrogeno 3,16 per 10 alla meno 3, facendo 1,8 per 3,16 otteniamo 5,69, 10 alla meno 5 per 10 alla meno 3, si sommano gli esponenti, abbiamo 10 alla meno 8, mentre di qua non abbiamo effettuato il calcolo con la calcolatrice, perché siccome 3,16 per 10 alla meno 3 non era altro che 10 alla meno 2,5, cioè 10 elevato alla meno pH, se noi facciamo il quadrato di questo numero otteniamo la moltiplicazione per 2 dell'esponente, quindi 10 alla meno 2,5 per 2, che fa 10 alla che fa 5, meno 5, quindi 10 alla meno 5. Bene, ora possiamo fare un ultimo passaggio, quindi portare al membro destro questo termine noto, rimanere quindi con CA che moltiplica 1,8 per 10 alla meno 5, dividere tutto sinistra e destra per 1,8 per 10 alla meno 5 e ottenere così la seguente concentrazione incognita di CA. Bene, otteniamo quindi che la somma al numeratore di 10 alla meno 5 e 10 alla meno 8
trascuriamo il fattore 10 alla meno 8, dividiamo tutto per 1,8 per 10 alla meno 5 e otteniamo questo rapporto, che andiamo a semplificare perché abbiamo 10 alla meno 5 numeratore e denominatore, rimane 1 su 1,8, che ci dà con due cifre significative 0,56 molari. Possiamo anche vedere il dettaglio di questa semplificazione, perché 1,5, cioè 10 alla meno 5, significa questo 10 alla meno 5. A significare 0,00001 mentre questo 5,69 per 10 alla meno 8 sta a significare 0,00001 e qui stiamo a meno 5, meno 6, meno 7. Meno 8, ci dobbiamo mettere il 5, il 6 e il 9. E dobbiamo sommare questi due numeri in colonna. Quando noi andiamo a sommare questi due numeri in colonna, dal momento che non conosciamo con precisione, al massimo conosciamo questo 0, cioè due cifre significative, ma non conosciamo nulla di questo, di questa, di questa, di questa cifra. Quindi noi possiamo essere certi soltanto che il risultato sia 0, questi due, quindi 1,0 per 10 alla meno 5, mentre non sappiamo nulla di queste altre cifre. Quindi non andiamo a sommare ciò che non conosciamo. Il risultato quindi è esattamente 1,5. Possiamo anche dire che è, con più precisione, 1,0 per 10 alla meno 5. Quindi qui noi andiamo a scrivere 1,0 per 10 alla meno 5. E anche qui, dopo aver semplificato il 10 alla meno 5, scriviamo 1,0 diviso 1,8 e otteniamo questo risultato. La semplificazione che abbiamo fatto ci torna utile perché quello che abbiamo fatto è stato può essere ottenuto anche trascurando fin dall'inizio questo valore 3,16 10 alla meno 3 può essere trascurato direttamente rispetto alla concentrazione dell'acido sconosciuta. Andando a vedere infatti la formula generale che abbiamo utilizzato è che abbiamo quindi invertito questa equazione, concentrazione dello ione acetato per concentrazione di ione idrogeno diviso concentrazione dell'acido acetico HC non ionizzato, che è data dalla concentrazione complessiva dell'acido Ca meno la parte ionizzata, mentre al numeratore abbiamo H più al quadrato perché sappiamo che queste due concentrazioni sono uguali l'una all'altra e quindi esprimibili come concentrazione dell'idrogeno alla seconda. E se andiamo a rimettere dentro i risultati esatti che abbiamo trovato, cioè 0,56 con due cifre significative per la concentrazione dell'acido e 0,20316 per la concentrazione di ione idrogeno, vediamo che sottrarre questo secondo valore da questo 0,56 lascia praticamente inalterate le cifre significative della concentrazione dell'acido che sono appunto 0,56. Quindi noi avremmo potuto trascurare direttamente in questa formula la
la concentrazione dell'acido ed ottenere quest'altra formula, cioè il quadrato della concentrazione degli ioni idrogeno diviso la concentrazione dell'acido. In poche parole, potremmo considerare la concentrazione dell'acido uguale alla concentrazione dell'acido che rimane non ionizzato, cioè trascurare la piccola parte che si ionizza. Questo naturalmente possiamo farlo solo se l'acido è sufficientemente debole, e l'acido acetico lo è perché la sua costante è 10 alla meno 5. Quindi ricaviamo adesso la formula generale. Se noi dobbiamo trovare la concentrazione dell'acido, abbiamo che la concentrazione dell'acido, se possiamo fare l'approssimazione di trascurare la parte che si ionizza, è uguale alla concentrazione degli ioni H+, elevata alla seconda, fratto Ca, fratto Ka. Cioè abbiamo portato Ka a destra al denominatore e contemporaneamente Ca a sinistra al numeratore. Se invece noi vogliamo calcolare la concentrazione H+, in un qualunque altro problema, concentrazione degli ioni idrogeno, sarà data dal prodotto della Ka, la costante di ionizzazione di un qualunque acido debole, per la concentrazione dell'acido debole abbastanza forte, e questo ci dà H più alla seconda. Per trovare la concentrazione dell'ione idrogeno basta fare la radice quadrata di questo. E queste sono, è una formula facilmente memorizzabile, dalla quale possiamo trovare anche l'altra, semplicemente elevandola alla seconda e facendo la formula inversa. Quindi ciò che noi dobbiamo fare adesso è ricordare questa formula, che ci serve per trovare la concentrazione degli ioni idrogeno e di conseguenza anche il pH per un acido debole di cui conosciamo la concentrazione. Oppure viceversa, trovare la concentrazione una volta nota la concentrazione di ioni idrogeno, cioè una volta noto il pH. Possiamo anche mettere dentro i dati per vedere se in questo caso ottenevamo lo stesso, avremmo ottenuto lo stesso. Quindi, siccome noi conosciamo e conosciamo anche alla seconda e conosciamo anche la Ka, che è 1,8 per 10 alla meno 5, sapendo che il quadrato di 3,16 per 10 alla meno 3 è 10 alla meno 5, ci ritroviamo certamente lo stesso risultato di prima. Cioè di 1 su 1,8, che fa di 0,56. Quindi, utilizzando la formula approssimata, dove al denominatore si trascura la concentrazione degli ioni, della parte ionizzata dell'acido, otteniamo lo stesso risultato. Proviamo un caso diverso. Supponiamo che noi otteniamo, vogliamo sapere qual è la concentrazione dell'acido acetico anzi, vogliamo sapere qual è il pH dell'acido acetico 0,1 molare. Quindi noi conosciamo la concentrazione dell'acido e vogliamo trovare il pH.
Allora, utilizziamo questa formula chiaramente dopo aver ricavato la costante di acidità dell'acido debole acido acetico, che è 1,8. Se l'acido è diverso, andrò a cercare un diverso valore di costante per l'altro acido. Per l'acido acetico è 1,8 per 10 alla meno 5, questo è il dato che mi devo andare a cercare. Oltre a quello già assegnato, e adesso utilizzo questa formula, quindi scrivo che H più concentrazione di ione idrogeno è uguale alla radice della KA, cioè 1,8 per 10 alla meno 5, per la concentrazione che è 0,1, cioè 10 alla meno 1. 10 alla meno 1 per 10 alla meno 5 fa 10 alla meno 6, la radice quadrata di 10 alla meno 6 fa 10 alla meno 3. Quindi quello che io trovo è radice quadrata di 1,8 per 10 alla meno 3. Prendo la calcolatrice e trovo la radice quadrata di 1,8 che è 1,34. Per 10 alla meno 3 che era rimasto fuori dalla radice. Quindi questa è la molarità degli ioni idrogeno. Ma per trovare il pH dovrò trasformare questo in una potenza di 10 e quindi utilizzerò la funzione logaritmo della calcolatrice. Quindi il pH è uguale al logaritmo cambiato di segno decimale di 1,34 per 10 alla meno 3 che andiamo a se io non ho cancellato la calcolatrice questo valore ce l'ho già qui e devo esprimerlo come benissimo. Allora facciamo direttamente per 10 alla meno 3 quindi questo valore che sarebbe in notazione esponenziale 1,34 per 10 alla meno 3 vado a fare il logaritmo cliccando direttamente sul log e poi cambiando segno quindi il risultato è 2,87. Questo è il pH di una soluzione di acido acetico 0,1 molare. Per curiosità andiamo a vedere se l'acido fosse stato acido cloridrico o nitrico o perclorico 0,1 molare, che pH avrebbe avuto? Innanzitutto la concentrazione degli ioni H più sarebbe stata 0,1 molare e quindi il pH sarebbe stato semplicemente 10 alla meno 1, quindi 1. Quindi vediamo che l'acido cloridrico a parità di concentrazione ha un pH nettamente più basso, come dovrebbe essere. Per quanto riguarda le basi deboli, salteremo alcuni passaggi, perché alla fine questi passaggi ci conducono alla stessa formula, con la differenza
che in questa formula noi ricaviamo la concentrazione degli ioni OH-, degli ioni idrossido, che è uguale alla radice quadrata della costante basica, quindi Kb, non facilmente reperibile, moltiplicato per la concentrazione della base debole. Questa quindi è la formula che non ci sforziamo di ricordare, perché basta ricordare quella per l'acido debole. Però si tratta comunque di fare un esempio per capire come possiamo applicarla. L'esempio più utilizzato in questi casi è quello dell'ammoniaca, quindi prendiamo senz'altro l'ammoniaca, che è una base, l'esempio più comune di base debole, così come l'acido acetico è l'esempio più sfruttato di acido debole. L'ammoniaca in soluzione acquosa è solo in parte ionizzata, quindi dobbiamo mettere la freccia della ionizzazione, ma anche la freccia della reazione che contrasta, opposta, che contrasta la ionizzazione. Essendo una base, l'ammoniaca prende un ione idrogeno dall'acqua, che si comporta da acido, ne approfittiamo per ripassare questo schema di Bronsted. E prendendo questo ione idrogeno, l'ammoniaca diventa quindi, dall'acqua diventa ione NH4+, cioè ammonio, quindi sarà l'acido coniugato della base 1, quindi A1, mentre l'acqua, che l'ha perduto, lo ione idrogeno, diventa lo ione idrossido, cioè lo ione OH-, che è la base coniugata dell'acido A2, quindi B2. Per questa reazione all'equilibrio abbiamo una corrispondente costante che chiamiamo Kb, però, perché si tratta della formazione di un eccesso di ioni OH-, quindi andiamo a pH superiore a 7, se sciogliamo ammoniaca, e la costante è data, come al solito, dal prodotto delle concentrazioni variabili di NH4+, cioè dell'acido coniugato, per lo ione idrossido, diviso per la concentrazione dell'unico prodotto la cui concentrazione può, l'unico reagente la cui concentrazione può variare ampiamente, che è quella dell'ammoniaca non ionizzata. E, in quanto la concentrazione dell'acqua è praticamente costante. Questo dato, vediamo dove possiamo trovarlo, questo valore costante. Nel libro possiamo trovarlo a pagina 235. Dove però ci sono poche basi, molte meno basi deboli, perché la maggior parte sono sostanze organiche. Di tutte queste, l'unica che non è organica è lo ione ossidrile e l'acqua, oltre all'ammoniaca. E il valore per l'ammoniaca di questa Kb è 1,8 per 10 alla meno 5. Praticamente a due cifre significative coincide con quella dell'acido acetico, con la costante acida dell'acido acetico. Quindi possiamo dire che l'ammoniaca è debole come base così tanto quanto lo è l'acido acetico come acido debole. E se noi invece avessimo bisogno della costante basica di un'altra base diversa, che non è presente nella tabella a pagina 291,
Come possiamo fare? Per esempio, se noi volessimo sapere la Kb dello ione HS-. In quanto a pagina 91 troviamo soltanto basi che sono neutre, ma molte basi sono semplicemente le basi coniugate di acidi neutri. Quindi lo ione HS- che KBa, dobbiamo andare a pagina 288. Dove troviamo lo ione HS- come base coniugata dell'acido H2S. Di cui ci viene data la costante acida, che è 9,1 per 10 alla meno 8, quindi si tratta di un acido estremamente debole. Molto più debole dell'acido acetico. Non parlare della seconda costante di ionizzazione che è ancora più bassa, è 1,1 per 10 alla meno 12. Ma a noi interessa questa perché, conoscendo la costante di ionizzazione dell'acido 1, come acido, conoscendo la costante acida di un acido debole, possiamo conoscere anche la costante basica della corrispondente base coniugata. Quindi se la Ka è 9,1 per 10 alla meno 8, la Kb sarà data da questa semplice formula, cioè dalla conoscenza che per una coppia coniugata la Ka moltiplicata per la Kb devono fare sempre lo stesso valore 10 alla meno 14. Questa è un'altra formula importante da ricordare perché ha un significato importante, cioè se un acido molto debole, allora la sua base coniugata invece sarà abbastanza poco debole, cioè sarà più forte. Viceversa, se un acido, oppure se una base coniugata è molto debole, allora il corrispondente acido, sarà forte. Oppure, andiamo a esagerare, se una base è talmente debole che praticamente non si ionizza per niente in acqua, come lo ione cloruro, che lo ione cloruro è una base estremamente debole, talmente debole che l'acqua, quando noi beviamo acqua salata che contiene ioni cloruro, questa acqua salata non è minimamente basica. E allora il corrispondente acido coniugato del cloruro, cioè l'acido cloridrico, sarà un acido invece forte, cioè completamente ionizzato. Quindi questa equazione ci mette in relazione di bilancio la forza di un acido e la debolezza della sua base coniugata e viceversa. Il loro prodotto deve essere sempre 10 alla meno 14. Quindi se noi conosciamo la Ka dell'acido solfidrico, la corrispondente Kb sarà, cioè dello ione idrogeno solfuro, HS-. Kb dell'HS- sarà uguale a 10 alla meno 14, che è il prodotto costante, diviso la Ka, che è 9,1 per 10 alla meno 8, e ce lo andiamo a calcolare e verrà un valore. Possiamo calcolarlo, 10 alla meno 14 si scrive così, 1 exp, cambio segno, 14, diviso 9,1 exp meno 8. Il risultato è 1,1 per 10 alla meno 7.
Quindi anche come base lo ione HS- è piuttosto debole. Tornando al nostro problema dell'acido acetico, anzi dell'ammoniaca, dove ancora dobbiamo inventare il problema. Abbiamo trovato la relazione, abbiamo detto che cosa è la KB che si trova all'interno di questa formula. Abbiamo visto come trovare il valore di KB o dalle tabelle, come nel caso comune dell'ammoniaca, oppure indirettamente potremmo trovare nella tabella pagina 288 il valore della KA dell'acido coniugato all'ammoniaca, che anche questo esiste. L'ammoniaca ha un acido coniugato, cioè lo ione ammonio, eccolo quassù, e questo ammonio come acido avrà una sua costante acida, che troviamo a pagina 288 ed è uguale a 5,6 per 10 alla meno 10. Vediamo se c'è corrispondenza. Applichiamo la formula che abbiamo appena visto. Quindi scriviamo che KB dell'ammoniaca, la base coniugata dell'ammonio, deve essere uguale a 10 alla meno 14 fratto, cioè la KW. Questa qui sarebbe la KW, K water, diviso 10, 5,6 per 10 alla meno 10. E questo ci dà 5,6 per 10 alla meno 10. Ricordiamoci di non scrivere anche il per 10, perché otteniamo un numero 10 volte più grande di quello che vogliamo inserire nella calcolatrice, uguale 1,79, prendiamo 1,8, quindi 1,8 per 10 alla meno 5, che appunto è il valore che avevamo trovato nella tabella. Quindi ora sappiamo che c'è una coerenza tra i dati di KA e KB e sappiamo come trovarla. Quindi per risolvere qualunque problema che riguarda le basi deboli, ci basta ricordare questa formula. Che è la perfetta analoga di quest'altra formula che andremo a utilizzare per le soluzioni di acidi deboli. E quindi applicarla per ricavare sia il pH conoscendo la concentrazione, sia la concentrazione conoscendo il pH. Per fare un esempio, proviamo a calcolare il pH che deve avere una soluzione di ammoniaca 0,01 molare. Conoscendo la concentrazione della base, quindi noi diciamo che questo è CB, concentrazione della base. Ci serve di conoscere la costante acida, ce l'andiamo a trovare e troviamo che la KB è 1,8 per 10 alla meno 5 e vogliamo ricavare da queste informazioni il pH. Come facciamo? Vediamo innanzitutto la formula da utilizzare sarà questa per le basi deboli.
E quindi la applichiamo dicendo che la concentrazione degli ioni idrossido che dovrà risultare maggiore di 10 alla meno 7, in quanto stiamo sciogliendo una base, sarà uguale a 1,8 per 10 alla meno 5, che è il valore della K, per 10 alla meno 2, calcoliamo tutto, meno 5 per 0, 0, 1 uguale radice quadrata 4,2 per 10 alla meno 4. Molare. In effetti questa concentrazione è ben maggiore a 10 alla meno 7. Allora, ma ancora siamo un po' lontani dal pH, perché dobbiamo, seguendo il metodo rapido, prima calcoliamoci il pOH. Quindi il pOH sarà uguale al meno logaritmo, il pOH. Il pOH sarà il meno logaritmo di questa concentrazione di ioni OH-, cioè uguale al meno logaritmo di 4,2 per 10 alla meno 4. Lo andiamo a fare, perché ce l'abbiamo direttamente sulla calcolatrice, basta cliccare log e cambiare segno. Quindi il pOH è 3,372, mettiamo 3,37. Il pH a questo punto sarà semplicemente 14 meno pOH, visto che la somma del pH più il pOH deve sempre fare 14, almeno se stiamo a 25 gradi. Quindi uguale 14,00 meno 3,37, abbiamo due cifre decimali, che ci darà 11, cioè 10,63. Questo è il pH maggiore di 7, ovviamente, perché siamo in una soluzione decisamente basica. I passaggi inversi saranno come al solito dalla pH. Potremo risalire alla concentrazione degli ioni idrogeno oppure al pOH, dalla quale potremo trovare la concentrazione degli ioni ossidrili, che potranno essere elevati alla seconda, per avere il prodotto della KB per CB, e quindi dividendo per la KB potremo ricavare la concentrazione della base, in qualsiasi caso che sia essa l'ammoniaca o qualche altra base.